Benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà una bellissima routine di 8 minuti di stretching che ti consiglio di fare tutte le mattine. Avremo 4 esercizi diversi, 30 secondi per lato, ripetiamo per due volte. Quindi andiamo a colpire diversi macro gruppi muscolari, quindi non serve nessuna attrezzatura, solo maglietta, pantaloncini e siamo pronti. Seguili insieme a me. Il primo esercizio che facciamo è un esercizio di stretching dinamico dei muscoli ischio-crurali. Quindi pronti, partenza, facciamo partire il timer, via, vado e porto su e ritorno, piede a martello, vado su bene e ritorno giù, lento, faccio tirare, se senti male ovviamente ti fermi un po' prima, vado e ritorno, si sente tirare tutta la catena posteriore, cambio gamba, quindi coscia, un po' di gluteo, un po' di polpaccio, la punta cerco di tenerla verso l'alto, l'anca non è troppo in alto, e ritorno, sempre lento. Questo è un bel esercizio anche per coloro che soffrono di mal di schiena, perché è un esercizio che dà un pochino di mobilità anche quello che è il nervo sciatico. Cambio di nuovo, destro. Tendo e ritorno. Quindi questo un esercizio per tutto quello che è il treno inferiore. Il prossimo invece sarà un esercizio per la schiena. Ok, cambio. Sinistro. Il prossimo invece è un esercizio statico. Vedrete che man mano che lo fate magari riuscirete ad andare su un po' di più, soprattutto se lo fate più volte nei vari giorni. Molto bene, prossimo esercizio, metto in posizione del child pose, vado giù in avanti e mi inclino da un lato. Mi mantengo questa posizione per 30 secondi, la testa è su, cerco di non andare in giù, quindi sentirò una tensione in tutta la mia parte sinistra. Faccio, ovviamente più mi inclino e più sento che tira. Ok, cambio. Parte sinistra. Ogni stretching non deve far male. Se c'è un pochino di tensione, un pochino di fastidietto, va bene. Se senti male, diminuisci l'intensità dell'esercizio. Di nuovo, sinistro. Allunghi bene tutta la schiena. Quindi qua andiamo a lavorare ovviamente su tutta la schiena e quindi catena laterale, lombare e anche parte del braccio. Infatti molti sentono tirare il braccio in questo esercizio, compreso io. Ok, e sinistro. Devi riuscire a sentire il punto in cui senti tensione, quindi imparare ad ascoltare il proprio corpo è importante, perché certe persone lo fanno senza chiedersi: è il punto in cui tira di più? È il punto in cui lavoro meglio? Invece è importante imparare a trovare la modalità in cui l'esercizio è più efficace. Molto bene, prossimo esercizio lo faccio da seduto, vado a portarmi verso il basso e inclino da un lato, non serve inclinare tanto e sto qua, posso dare una maggiore trazione con la mano dal lato opposto.
qui io sento una bella tensione al collo. E qui andiamo a lavorare invece sul trapezio, cambio lato, e la muscolatura superiore del collo. Ovviamente le spalle qui devono rimanere basse, cioè se io alzo la spalla perdo efficacia dell'esercizio. Quindi abbiamo lavorato su arti inferiori, catena laterale della schiena e del braccio, collo, e poi adesso facciamo ancora un minuto sul collo, mentre l'esercizio successivo sarà un esercizio per migliorare la postura delle spalle. Quindi andiamo in apertura per andare ad allungare il piccolo e il grande pettorale. Faremo due versioni diverse. Questi esercizi possono essere fatti anche tutti i giorni e molto consigliati per le persone che hanno poco tempo. Invece per tutti coloro che hanno tanto tempo, sul nostro canale ci sono tantissimi video, oppure è possibile anche seguire un percorso personalizzato con me o col dottor Klaus per migliorare proprio quella che è la propria flessibilità, se questo è l'obiettivo, anche vincere un dolore muscoloscheletrico. Ok, molto bene, la mia tensione è diminuita. Prossimo esercizio, allungamento grande pettorale. Quindi all'altezza della spalla vado, più sono vicino al muro più tira e più mi ruoto dalla parte opposta più tira. In questa posizione vedete che questo è un bel allungamento perché migliora la postura delle spalle. Vado e mantengo 30 secondi. Due. Anche qua dobbiamo cercare di mantenere, tanto cambio lato, le spalle basse, cioè non alzare. Tutti gli esercizi in generale è meglio eseguirli con le spalle basse, cercare di non compensare, anche se delle volte verrebbe automatico. Mentre il prossimo esercizio e ultimo è un esercizio per il piccolo pettorale, che è un muscoletto che se è rigido porta le spalle in protrazione, e quindi lo facciamo in questo modo, quindi verso l'alto, ok, e la posizione è molto simile, però vado verso l'alto, ok, quindi qua tira un pochino di più, vado, ed è un esercizio che oltre a migliorare la postura dà anche benessere a tutto lo stretto toracico, perché va ad aprire tutta questa zona, e quindi è un esercizio che può anche diminuire dolori della zona del collo e della zona del braccio, perché se c'è compressione in questa zona si possono avere dolori come cervicobrachialgia che irradiano verso il basso, dolore al braccio, alla mano e così via. Abbiamo quasi finito la nostra routine. Molto bene, finito. Ok, molto bene, questa era una routine che spero ti sia piaciuta. A me piace molto, infatti ogni tanto la faccio anche io per diminuire le mie tensioni muscolari. Mi rendo conto che poi miglioro, poi durante la giornata mi sento meglio, più energico, perché se si è rigidi durante la giornata comunque si vive meno bene e si aumentano quelli che sono i dolori. Quindi se questo video ti è piaciuto ti invito di nuovo a iscriverti al canale, lasciarmi un bel like, se hai qualche domanda, qualche richiesta me la fai qua sotto nei commenti, e ci vediamo alla prossima.